Ciao a tutti e bentornati sul canale di Madame Crochet. Oggi andremo a vedere insieme come si lavora a questo punto, il punto a onde traforate, un punto molto d'effetto, come potete vedere, bellissimo per realizzare i progetti autunnali come sciarpe, stole, coprispalle, mantelle, e bellissimo con questi filati sfumati in gradazione. Quindi vediamo insieme adesso come si lavora questo punto. Allora, per prima cosa dobbiamo avviare una catenella che deve essere un multiplo di 20. Quindi io andrò a realizzare una catenella di 40 maglie per fare il campione. Aggiungo una maglia, quindi un multiplo di 20 più una catenella, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, conto 1, 2, 3, 4, 5 e infilo l'uncinetto nella sesta maglia e faccio la mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, faccio una catenella, salto una maglia, filo sull'uncinetto e faccio un'altra maglia alta. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una maglia e faccio un'altra maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia e nella catenella successiva faccio un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e nella catenella successiva faccio l'ultima maglia alta di questo primo gruppetto. Faccio adesso 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nella stessa maglia dove ho fatto la maglia alta, punto l'uncinetto e ne faccio un'altra. Questo è il risultato, quindi devo fare 3 catenelle per partire. 1, 2, 3, 4 maglie e poi le due maglie alte nello stesso punto separate da 3 catenelle. Adesso faccio di nuovo una catenella, salto una maglia, quindi questa qui sotto, la catenella sotto, mi infilo nella successiva e faccio una maglia alta. Filo sull'uncinetto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella e mi infilo nella catenella successiva. Filo sull'uncinetto, catenella di separazione, ovviamente filo sull'uncinetto, salto una maglia e faccio una maglia alta nella catenella successiva. Quindi adesso ho un gruppetto di 1, 2, 3, 4, adesso filo sull'uncinetto, una catenella di separazione naturalmente, salto una catenella e nella successiva faccio una maglia alta, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto nella quarta, faccio una maglia alta. E adesso riprendo l'altra sequenza, questa iniziale che abbiamo fatto. Quindi una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e nella successiva faccio una maglia alta. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una maglia
e nella successiva faccio una maglia alta, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella successiva faccio una maglia alta. Quindi di nuovo ne abbiamo una, due, tre, quattro. Adesso catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella successiva vado a fare le due maglie alte prese nello stesso punto. Quindi una, tre catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. E vedete l'effetto, si comincia già a vedere l'effetto. In pratica noi abbiamo delle sequenze di maglie alte in questo primo giro, delle sequenze di 5 maglie alte separate da una catenella sia sopra che sotto, che si concludono con un vertice formato da due maglie alte nello stesso punto separato da un archetto di 3 catenelle, e questa sequenza crea la punta in su dell'onda. Poi dobbiamo scendere, quindi abbiamo un'altra sequenza di 5 maglie alte, sempre intervallate da una catenella, fino ad arrivare alla punta in giù, che è formata da due maglie alte insieme nella parte superiore, non sono chiuse insieme, però non sono intervallate da nessuna catenella e sono separate nella parte sottostante da 3 catenelle. E poi riprendiamo con l'andamento che va in su a rifare le 5 maglie alte separate da una catenella e le due maglie alte nello stesso punto separate dall'archetto. E questo è questo andamento a zigzag che crea questo effetto onda. Adesso vediamo come finire il giro e poi vedremo come realizzare il giro successivo. Quindi sempre una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella successiva faccio una maglia alta. Una catenella, salto una catenella e nella successiva faccio una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella successiva faccio una maglia alta, una e siamo a 4. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella catenella successiva faccio l'ultima maglia alta, diciamo di questo giro, anzi la penultima, perché dovremo andare a chiudere qui con un'altra maglia alta che segna la fine del giro, cioè che fa praticamente la discesa della nostra onda. Allora, niente catenella qui, filo sull'uncinetto, saltiamo questa catenella e nella ultima che abbiamo qui, nell'ultimissima, facciamo l'ultima maglia alta. E quindi abbiamo concluso il primo giro. Vedete, l'andamento è così, a zigzag, a onda proprio. Adesso per fare il secondo giro facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e qui dovremo fare una sequenza di maglie alte compatte, quindi non faremo più la separazione delle catenelle sopra e sotto, ma faremo una serie di 9 maglie alte compatte fino ad arrivare al vertice e poi vedremo cosa fare. Allora, filo sull'uncinetto, saltiamo queste due maglie,
quindi queste qui che sono contano per una praticamente. Saltiamo la catenella, questa qui, e ci infiliamo nella prima maglia alta disponibile, che sarebbe la terza, e facciamo una maglia alta. E adesso filo sull'uncinetto, lavoriamo una maglia alta nell'archetto qui che abbiamo subito dopo, nell'archetto formato dalla catenella. Filo sull'uncinetto una maglia alta qui sopra la maglia alta che abbiamo sotto, filo sull'uncinetto una maglia alta nell'archetto, filo sull'uncinetto una maglia alta sulla maglia alta, filo sull'uncinetto una maglia nell'archetto, filo sull'uncinetto una maglia sopra la maglia alta. Filo sull'uncinetto, adesso nell'archetto di 3 catenelle facciamo una maglia alta, 2 maglie alte, una, due, quindi 3 catenelle di separazione e altre 2 maglie alte da questa parte, quindi una e due, e abbiamo ottenuto questo effetto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie. Adesso filo sull'uncinetto, scendiamo e dobbiamo fare anche qui una maglia alta in tutte le maglie disponibili fino ad arrivare a 9 maglie alte. Alla nona maglia alta mi ritroverò qui sulla maglia alta sottostante, in prossimità del vertice della punta che va in giù. Vedete, adesso a questo punto salto questa catenella, salto queste due maglie che contano come una perché praticamente è come se fossero chiuse insieme, salto questa catenella. Filo sull'uncinetto, mi infilo in questa maglia alta. Vedete quindi una, due, tre maglie, mi infilo nella quarta. Ecco qui. Vedete, ed è come se avessi fatto una diminuzione. Per questo motivo il lavoro si contrae, creando questo effetto. E adesso devo tornare a fare a salire, quindi faccio la stessa cosa che ho fatto qui. Faccio le 7 maglie alte in tutte le gli spazi disponibili, quindi sia sulle maglie alte che negli archetti, e quando arrivo alla punta in su faccio come prima 2 maglie alte da questa parte, 3 catenelle e 2 maglie alte dall'altro lato dell'archetto. E adesso scendo e chiudo il giro facendo una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta. Una maglia alta sull'archetto, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nell'archetto, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faccio la nona maglia alta sulla maglia alta e a questo punto chiudo saltando questa catenella, questa maglia alta, e nella terza catenella delle catenelle iniziali che abbiamo fatto per partire, quindi 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, mi infilo e faccio
una maglia alta e ho completato il secondo giro. Il terzo giro è uguale al primo che abbiamo fatto, quindi è il giro con i trafori. Allora, come al solito, facciamo 3 maglie alte per partire, giriamo il lavoro, saltiamo la maglia alta, le due subito sotto che abbiamo, questa maglia qui la saltiamo, la maglia alta successiva, filo sull'uncinetto, andiamo ad infilarci nella terza. E adesso riprendiamo la nostra sequenza di maglie alte intervallate dalle catenelle, quindi catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e ci infiliamo nella successiva e facciamo una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia, ci infiliamo nella successiva e facciamo una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e ci dobbiamo trovare qui nella maglia che fa da colonnina, diciamo, all'archetto. Quindi ci infiliamo qui, facciamo una maglia alta, facciamo una catenella, entriamo nell'archetto, filo sull'uncinetto, naturalmente entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, una maglia alta dall'altro lato dell'archetto e otteniamo questo effetto. Adesso facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, ci infiliamo nella prima maglia alta, nell'altra maglia alta che sostiene l'archetto sottostante, e facciamo una maglia alta e qui, esattamente come prima, dobbiamo arrivare fino alla punta che scende, sempre facendo maglie alte intervallate da una catenella e saltando una maglia di base. Quindi saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta qui, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta. E quando siamo a 1, 2, 3, 4, 5 maglie, filo sull'uncinetto, saltiamo questa maglia, saltiamo queste due che contiamo come una, saltiamo questa maglia, quindi 1, 2, 3, nella quarta maglia puntiamo l'uncinetto e facciamo una maglia alta, quindi abbiamo fatto praticamente la diminuzione. E adesso riprendiamo a salire, quindi una catenella, saltiamo una maglia, facciamo una maglia alta, catenella, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta, catenella, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta. E ne abbiamo fatte 1 2 3 4, catenella, e adesso facciamo le due maglie alte nell'archetto, quindi rifacciamo un archetto praticamente, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta dall'altro lato dell'archetto, una catenella, scendiamo e vediamo come chiudere il giro. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo qui nella prima maglia alta, filo sull'uncinetto, una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta. E siamo a 1 2 3 4 5, ok, siamo alla fine.
Adesso filo sull'uncinetto senza la catenella perché andiamo a chiudere saltando una, due maglie e andiamo a chiudere qui nella catenella, nella terza catenella che abbiamo fatto per partire. Chiudiamo con una maglia alta. Ed ecco, questo è il giro completato. Adesso naturalmente per proseguire 3 catenelle giriamo il lavoro e rifacciamo il giro compatto. Praticamente da adesso in poi dovete ripetere sempre il secondo e il terzo giro. Bene, spero che questo punto vi sia piaciuto, spero che il tutorial sia chiaro. Lo utilizzeremo molto presto per fare un progetto autunnale, un coprispalle, credo, un coprispalle, una mantella, e vedrete che sarà veramente un bel punto d'effetto. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!